Al congresso della SIF si è chiuso il mandato del professor Riccardi e abbiamo il piacere di parlare con lui per farci raccontare un bilancio dei suoi 2 anni di presidenza alla SIF. Professor Riccardi, ci può tracciare un bilancio dei suoi 2 anni di presidenza della SIF, della Società Italiana di Farmacologia? Certamente, lo faccio molto volentieri. Essendo sintetici potrei dire che i 2 anni della Società Italiana di Farmacologia da me presieduti si sono caratterizzati per alcuni aspetti. Un primo aspetto che tengo a sottolineare è l'interesse per i giovani farmacologi, che si è estrinsecato concretamente in alcune azioni ben precise, quali per esempio borse di studio per esperienze all'estero, perché vede, la formazione in altri laboratori fuori dagli ambienti convenzionali, usuali, è molto importante, arricchisce ovviamente il livello culturale e anche fattivo, organizzativo, di laboratorio e quant'altro dei nostri giovani. La formazione dei giovani è l'elemento essenziale per un futuro della farmacologia. Un altro aspetto particolare è stato quello di aver ulteriormente spinto all'organizzazione di mezzi di comunicazione della SIF che si occupino dell'aspetto della formazione. Le ricordo come noi abbiamo dei siti riguardanti la farmacovigilanza oppure SIF Farmaci in Evidenza, dove, tanto per fare degli esempi, i quaderni della SIF stesso, dove alcuni colleghi si dedicano con grande impegno e grande professionalità alla diffusione della cultura farmacologica. Ecco, io tengo a sottolineare questi 2 aspetti che secondo me sono caratterizzanti. Ecco, qual è lo stato della ricerca farmacologica in Italia? Riusciamo a sintetizzarlo? Ma lo stato della ricerca farmacologica in Italia, se si guarda la produzione scientifica rispetto ad altri settori disciplinari, certamente si ha un quadro positivo. Devo peraltro dire però, come risulta a tutti noi, perché questa non è una novità, che ci sono sempre maggiori difficoltà per operare nell'ambito della ricerca in generale e conseguentemente anche nell'ambito della ricerca farmacologica. La ricerca è una questione di mezzi e di organizzazione, premesso che è tenuto conto del fatto che l'organizzazione si fa se ci sono i mezzi. Ecco, e come si può superare questo stato di cose? Perché siamo in un momento di crisi, quindi i fondi è difficile trovarli per tutti i settori. Cosa può auspica che accada per la ricerca farmacologica in Italia? Ma il mio auspicio è che ci sia maggiore disponibilità di fondi. Io capisco che questa risposta è ovvia, elementare. Qualche volta si sente dire qualcuno: ma in realtà ci sono fondi, ma bisogna vedere come vengono spesi. Io credo che noi dobbiamo fare uso di grande onestà intellettuale. Io non discuto che ci possa essere un modo diverso di amministrare i fondi per la ricerca, migliore di quello attuale. Non sono specialista in questo, lascio a chi di dovere queste scelte. Però insomma ci vuole del coraggio a dire che ci sono fondi sufficienti. Questo non è assolutamente vero. È inutile che ritiro fuori le solite percentuali di paragone con paesi teoricamente nostri concorrenti, teoricamente, perché se continua così usciamo da ogni concorrenza rispetto a Francia, Germania, Paesi Bassi, Inghilterra, Stati Uniti, Canada, non parliamo poi della Cina e di tutto quello che sta succedendo in Oriente, perché questo veramente ci scoraggerebbe. Professore, qui a Bologna ci sono tanti giovani appassionati quindi di farmacologia, che messaggio gli possiamo dare? Il messaggio per i giovani deve essere sempre lo stesso, un messaggio non di circostanza, ma un messaggio in cui io credo fortemente. I giovani devono fare quello che gli piace, quindi fare scelte sulla base del cuore, se mi permette, piuttosto che della razionalità. Se questi giovani sono appassionati alla farmacologia, facciano ricerca in farmacologia, seguano il proprio istinto. Qualcosa accadrà, il mondo è grande.